Si è chiusa sabato sera con un grandissimo exploit di pubblico la seconda edizione della manifestazione Paradeando Ritmo e Savor Latino nel Cilento, tenutasi all'Arena del Mare nell'area portuale di Marina di Camerota venerdì e sabato. Il grandissimo pubblico che ha affollato l'Arena del Mare ed anche il lungomare ha potuto assistere venerdì all'incoronazione di Miss Alma Janeira 2013, che da una qualificata giuria composta da giornalisti e dai sindaci di Camerota, Vallo della Lucania e Vibonati è stata assegnata alla ragazza brasiliana Lisbruna de Oliveira, che ha vinto la concorrenza di molte altre bellezze latine. La serata di venerdì ha visto anche diversi momenti di spettacolo latino e cilentano, quale la originalissima jam session fatta dalla cantante cubana Doris Lavin e dai ragazzi di Camerota del Cilento Roots con Old Nine on Fire Crew, che si sono esibiti in una famosa canzone latina rieditata con parole cilentane. L'esibizione della scuola di danza dell'associazione El Carion, chiudendosi con un concerto del gruppo cubano Clave Cubana, che ha trasformato l'Arena del Mare in una sala da ballo. La serata di sabato è stata aperta con la suggestiva chitarra di Angelo Loia e delle note di Sonnata Luciliento, vero inno della canzone cilentana, proseguendo con il primo premio all'artista cilentano maggiormente distintosi intitolato a Daniello De Vita, medico cantore del Cilento, recentemente scomparso. Il premio è stato assegnato ad Angelo Loia, che ha raccolto degnamente l'eredità musicale di Daniello De Vita, medico per sopravvivere e cantore per non morire, come lui stesso si definiva. Momenti musicali latini e cilentani si sono succeduti fino al concerto finale del gruppo internazionale Croma Latina, che ha infiammato e scatenato la platea riscuotendo un grandissimo successo e promettendo di girare la clip del prossimo brano inciso proprio a Marina di Camerota. La manifestazione di grandissimo successo, sia come afflusso di pubblico che ha gremito l'area portuale, sia come indotto turistico per le numerose prenotazioni fioccate nelle strutture ricettive appositamente per assistere all'evento, ha sicuramente ben rappresentato l'anima latina del Cilento e di Camerota in particolare, tipicizzando l'offerta turistica per incrociare una domanda di qualità, rappresentando ormai un evento che apre l'estate turistica di Marina di Camerota e si candida a costituire il riferimento del programma comunale di manifestazioni estive Viviamo Camerota, supportato dalle istituzioni regionali e provinciali, ma soprattutto dall'associazione Alma Janeira, che ha perfettamente organizzato il tutto promettendo, dalle parole del suo presidente ingegner Giuseppe Volpe, per il terzo appuntamento del 2014 un'edizione dedicata principalmente al Brasile, anche per la concomitanza dei mondiali di calcio. Appuntamento quindi a giugno 2014 per la terza edizione di Paradeando.